quello che noi stiamo portando avanti, le canzoni che abbiamo già pronte, quelle che stiamo per preparare. In realtà era un progetto che, specialmente da Yunus, veniva fuori da, cioè, viene da lontano. La nostra idea del nostro, insomma, album che stiamo pian piano costruendo, comunque è tutto molto incentrato su un viaggio e un viaggio nella mente, cioè partire da, cioè, fare una metafora del quotidiano. Alla fine il quotidiano cos'è? È che ogni giorno tutti abbiamo dei momenti del cazzo, abbiamo dei momenti brutti che ci portano a non vivere appieno la nostra vita. Jail, la prigione. E sono tante persone, quindi è un collettivo, collettivo. Noi non è che siamo obbligati a stare in questa prigione, nessuno ci ha costretti a stare lì. Quindi c'è un'evoluzione. Quindi dal vedere tutto negativo, essere prigionieri di noi stessi, c'è un cammino verso la totale liberazione. E questo è un po' quello che, canzone per canzone, tappa per tappa, noi stiamo sviluppando come progetto del nostro punto album che spero esca. Nessuno non sa in realtà cosa stiamo facendo, è un viaggio questo, è un viaggio che noi quattro facciamo insieme. Ogni giorno ci sono le cose nuove per noi, quindi non sappiamo cosa scrivere, non sappiamo come comportare una prova, per esempio, passa benissimo, un'altra no. Quindi da 2 anni vogliamo compilare questo album, in realtà tutti gli altri band abbiamo visto che fanno così, massimo 2 anni. Finiscono un album, ma noi ancora no, perché andiamo, torniamo a casa, siamo studenti, facciamo come un hobby questo. Ma anche questo fa una parte di viaggio, secondo me. Io mi sento come un'avventura verso di sé, che si libera da dentro a fuori. Cioè magari si cambia e poi si mostra alla gente che risulta qualcosa. E qui c'è pure lo spogliarello, lui di solito prima dell'ultima canzone si spoglia sempre. Abbiamo messo tante cose di altri stili, come punk, come anche musica tradizionale, anche pop, tante cose. Quindi anche non so che stile abbiamo suonato, ma ancora il metal, un nuovo genere. Esatto, il genere non è proprio facile da definirlo. Noi diciamo sempre di fare hard and heavy. Non so se è giusto, però noi abbiamo deciso che è così. Secondo me musica è molto importante, noi sempre abbiamo cercato di essere unico, prima unico con strumento, io con chitarra, con batteria, con basso, con microfono, eccetera. E dopo come un gruppo essere unico, e alla fine tutto la spiega musica, quando siamo sul palco, se piacciono la gente, possiamo andare avanti, se non piacciono la gente, scendiamo dal palco e lasciamo agli altri quello spazio perché è un... Sul palco non devono salire tutti, secondo me. Se devono salire tutti una volta, 2 volte come un'opportunità, ma dopo per andare avanti tutto dice la nostra musica e la gente decide. Noi abbiamo una pagina Facebook, Jail Collective, e abbiamo un canale YouTube, indovinate, Jail Collective, e insomma, dove ci sono nostri video di quando siamo, c'è un po' di tutto, di quando siamo in sala prova, quando siamo sul palco, e ci sono anche video del nostro primo EP che abbiamo ufficialmente presentato i primi di giugno, che si chiama Utopia Riding the Winds of Struggle. Siamo anche su Instagram, hashtag Jail Collective,
e potete cercarci su Jail Collective Mr. Pianta Vocals, Jail Collective Mr. Ju Bass, Jail Collective Mr. Joshu Drums e Jail Collective Mr. Yunus Guitar. E vari hashtag, Mr. Pianta, Mr. Ju, Mr. Mi è venuto fuori. Siamo a Bologna, mi è venuto il Mr. Insomma, avete capito, se non avete capito, basta hashtag Jail Collective. Sì.